2-2, doppietta. Doppietta di Dusan Vlahovic nella partita, una sorta di derby tra Serbia e Montenegro, dove gioca ancora Jovetic. La cosa mi ha sorpreso perché pensavo che ormai fosse lontano dai campi di gioco, invece è ancora lì che gioca. Vlahovic che non parte titolare, entra nel secondo tempo e poi nel giro di un quarto d'ora riesce a decidere questa sfida di qualificazione agli europei, con un gol bello a attaccare la palla con un cross dalla sinistra. Vlahovic va a impattare col mancino, il secondo un po' più arzigogolato con Vlahovic dentro l'area di rigore che stoppa comunque un pallone complicato, difficile, brutto, sporco, e poi riesce a ribadire in rete. Doppietta di Vlahovic che con la Juventus sta segnando poco e quindi questa iniezione di fiducia sicuramente gli farà bene, sperando che possa tornare bello carico a Torino, perché lo aspetta un aprile di fuoco, veramente di fuoco, di quelli che tosti, belli da vivere, giocando e sognando soprattutto. Ci sono anche delle parole di Andrea Pirlo, perché ha parlato e sono state riportate un po' da tutti i quotidiani le sue testimonianze, in cui dice che comunque lui tornerebbe alla Juventus in futuro. È un big club, una grande squadra nella quale si è trovato bene, ha comunque dei rapporti con alcuni dirigenti della Juventus, alcune persone che ancora lavorano in Juventus. Di recente ha anche visto e ha parlato con Andrea Agnelli, ha detto che per lui l'avventura alla Juventus si è conclusa perché comunque contano i risultati, ma in futuro chissà, sarebbe disposto pure a tornare. Ha detto che gli piace molto Locatelli, che però il giocatore che l'ha impressionato di più è Nicolò Fagioli, che lui ha detto l'ho fatto esordire io, tanti lo vedono come il nuovo Pirlo, è meglio che sia Fagioli perché ha delle qualità importanti ed è cresciuto molto rispetto a quando ce l'avevo io alla Juventus, quindi significa che questo anno alla Cremonese e questi 6 mesi abbondanti di Juventus gli hanno fatto decisamente bene. Poi secondo me Fagioli poteva essere pronto per essere buttato nella mischia un po' di più nella stagione di Pirlo, qualche apparizione in più secondo me Fagioli avrebbe potuto averla, anche perché poi verso la fine si continuava a far giocare Ramsey, c'era un centrocampo non proprio all'altezza. Il centrocampo della Juve di Pirlo era Bentancur, McKennie, Rabiot, Arthur e Ramsey, quindi stiamo parlando veramente di reparto di centrocampo non all'altezza di quello che è stato il talento di Andrea, proprio neanche lontanamente. Fagioli sembrava essere un buon prospetto che poteva inserirsi all'interno di un reparto strutturato male, secondo me costruito male proprio in campagna acquisti, costruito anche un po' alla veloce per quello che erano state le esigenze legate a un calciomercato in epoca Covid, della durata soltanto di 30 giorni, che devo dire la verità, a me non era poi nemmeno dispiaciuto. Pirlo in questo momento è in metà classifica, in divisione turca, con il Karamuk, che è una squadra che ha giocato credo 7-8 stagioni nella massima divisione, quindi una squadra non proprio storica e leggendaria. Si assesta a metà classifica come da un po' di tempo a questa parte, era partito molto male, addirittura si parlava di un potenziale esonero di Pirlo dalla squadra turca, poi è riuscito a riprendere in mano la situazione. In questo momento si trova appunto a metà classifica, dove bene o male dovrebbe essere il livello della squadra. Pirlo sarebbe interessante rivederlo secondo me in Serie A, più che la Juventus, i top club, i big club, che ha già avuto un'esperienza. A me piacerebbe vederlo in una squadra che deve salvarsi in Serie A, perché ci sono degli allenatori come Thiago Motta, per dire, che tra Spezia lo scorso anno e Bologna quest'anno stanno facendo un ottimo lavoro, stanno facendo veramente qualcosa di straordinario e possono essere dei nomi che per il prossimo ciclo possano diventare abbastanza vincenti, possano diventare dei nomi importanti. Tra l'altro mi fa ridere perché ieri abbiamo parlato di Conte, no? E io vi ho detto, ragazzi, secondo me la Juventus in questo momento nome come Conte o comunque lato allenatore non ci deve nemmeno pensare, non ci sta neanche pensando, è un momento in cui la Juve pensa più fuori dal campo piuttosto che al campo, la preparazione della nuova stagione. Sì, avrà in mente che ci sono un paio di acquisti da fare, però in questo momento non credo che la priorità della Juve sia la programmazione della prossima stagione sportiva, perché non sappiamo né se giocheremo nelle coppe, né se ci qualificheremo in campo, né se avremo delle penalizzazioni pesanti, né se avremo delle multe pesanti, quindi in questo momento credo che la Juve non abbia la volontà di. E qualcuno nei commenti mi aveva detto, ma come? La tua sensazione però è quella che Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus l'anno prossimo. E credo che le due cose non siano separate, secondo me vanno nella stessa direzione. Sì, io ho questo sentore, che Allegri farà un passo indietro al termine della stagione, che Allegri vada a giocarsi
questo aprile al 100%, proprio perché vorrà lasciare un'idea, un segno, anche nel momento difficile, soprattutto nel momento difficile, siamo riusciti a fare quel qualcosa in più che non abbiamo fatto nella stagione precedente. Quindi secondo me Allegri questo mese di aprile lo andrà a vivere proprio con una carica speciale e con una volontà speciale di lasciare poi la Juventus nel momento peggiore, ma con qualcosa che ha lasciato pure lui nel secondo ciclo. Poi è ovvio che, torno a dire, secondo me se non riuscirà a vincere niente difficilmente Allegri farà un passo indietro. Però le ricostruzioni giornalistiche sembrano andare in un'altra direzione. Anche Romeo l'altro giorno parlava di Juventus che comunque sembra interessata a continuare con Allegri. Fabiana della Valle ci diceva che molto probabilmente Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus, quindi conto sono le ricostruzioni giornalistiche che dicono Allegri rimarrà, conto il mio sentore, che niente ha a che vedere con fonti, non sono basi, ma semplicemente quello che mi sembra che ci stia forse anche comunicando l'allenatore. Cioè mi sembra proprio che l'allenatore a un certo punto stia andando in quella direzione lì. Però c'è un però: oggi leggevo su Tutto Sport, hanno fatto un articolo che parlava di effetto domino delle panchine in Serie A, e non solo, per via dello svincolo, della recessione di Conte, che io considero molto interessanti come articoli. Secondo me sono sempre articoli molto interessanti, ma sono sempre articoli che partano da delle basi di inesistenza, no? Non stiamo parlando di fonti, non stiamo parlando di certezze, stiamo parlando di ipotesi. E a me divertono sempre, non fanno parte di quella che è la realtà, però mi diverte pensare a queste cose qua. E leggevo che Mourinho potrebbe lasciare la Roma, quindi potrebbe finire all'Inter. Per l'Inter si parla pure di Simeone, che dovrebbe essere in uscita dall'Atletico di Madrid. Ma attenzione, perché Marotta non sarebbe proprio sarebbe nel suo interesse magari anche provare a tornare a lavorare con Allegri. Questo dicevano, la vedo difficile. Io sinceramente non credo che Allegri l'anno prossimo potrà allenare l'Inter, ma Tutto Sport diceva la Juventus sembra essere indirizzata nel tenere Allegri, però è ovvio che se Allegri in primis riesce a trovare un'altra squadra e chiede alla Juventus la separazione, non ci dovrebbero essere problemi per cambiare. Che è un po' quello che vi sto continuando a dire. Secondo me Allegri a fine anno ci ragionerà. E qual era il nome che faceva Tutto Sport per il post Allegri nel caso in cui poi si andrà? Igor Tudor. E quindi torniamo ad intrecciarci con la stagione di Pirlo. Sarei sorpreso di questa cosa? No, assolutamente no, perché da un po' che io vi dico che secondo me la Juventus c'ha quel nome lì in testa. Tra l'altro in questi giorni la Juventus e l'Olympique andranno a discutere proprio col Marsiglia il rinnovo, il riscatto di Milik. Tudor è lì, sta facendo la sua stagione, una stagione ovviamente in cui difficilmente riuscirà a competere concretamente col PSG, ma sta facendo delle ottime cose. Dentro il Marsiglia ci sono degli ex dirigenti della Juventus a capo del Marsiglia. Tudor è già stato alla Juve, non nell'idea che aveva lui. Sappiamo tutti poi le problematiche che ci sono state l'anno con Pirlo, le difficoltà con Baronio. Però ripeto, le ricostruzioni vanno in una direzione. I sentori, e secondo me anche la logica, perché il calciomercato a volte è fatto di queste robe. Io sentivo lo stesso Romeo che parlava e diceva: quando voglio sentire qualcosa di vero sul mercato della Juve, difficilmente devo andare dalla mia fonte, dalle mie fonti. Per capire qualcosa di vero nel mercato delle squadre in Serie A, magari anche della Juve, devi chiedere alle rivali. Perché? Perché poi la voce si diffonde un pochettino. Poi ci sono quelli che non la fanno uscire, quelli che la camuffano, quelli che la sporcano. Però è più facile che lo sappiano altrove. Quindi se, faccio un esempio, la Juve vuole comprare, primo nome, Frattesi, non perché io lo voglia fare o non ne ho idea, a Sassuolo già lo sanno se Frattesi è stato richiesto dalla Juve. Quindi se la Juve vuole riscattare Milik e iniziare un discorso per capire se c'è la possibilità, la disponibilità da parte del Marsiglia di far andare anche l'allenatore, lo fanno adesso. Poi ripeto, io non credo che oggi in questo momento la Juve possa essere interessata a parlare di allenatore. Io non credo nemmeno che la Juventus Allegri si siano trovati in questo momento a dirsi: oh, ma allora l'anno prossimo, cioè oggi c'è un contratto, oggi è carta canta, Allegri ha altri 2 anni di contratto dopo questa stagione, carta canta, Allegri sarà allenatore della Juventus anche l'anno prossimo. Arrivati alla fine d'aprile, al 19 d'aprile, però secondo me con una delle sentenze
che è già andata e già messa sistemata, e si capirà se saranno più 15 o meno 15 in attesa delle altre sentenze che arriveranno anche magari a fine campionato. Però Juve lì avrà già la necessità di iniziare a programmare la stagione, quindi la Juve secondo me posticiperà questo discorso di ricostruzione per l'anno prossimo. In questo momento ci sono due ruoli scoperti nella rosa, che sono un esterno destro titolare ed eventualmente una mezzala se parte Rabiot bene. Quelli sono gli obiettivi, con Allegri che sarà allenatore e quindi si darà continuità al 3-5-2. Arrivati alla fine d'aprile, in cui capiremo se semifinale di Coppa Italia come è andata, quarti di Europa League come sono andati, campionato dove ci saremo classificati sul campo collezionando punti su punti contro partite anche abbastanza complicate, 19 di aprile, quella che sarà l'esito della sentenza, abbiamo un quadro. Oggi ce lo possiamo avere questo quadro? No. Però intanto si può iniziare a parlare, sondare le disponibilità. Milik te lo riscatto, d'accordo. Tudor rimane lì per forza? Non perché ora lo vogliamo, però se poi dovesse esserci la necessità, la possibilità di... Io credo che questo sia il modo di approcciarsi in questo momento la Juventus al mercato, perché oggi devi fare il mercato. Il mercato, anzi, forse sei già in ritardo per farlo oggi. Ma come è stato l'anno del Covid, dicevamo prima, difficile perché l'hai fatto in 30 giorni, necessità virtù, devi fare di necessità virtù. Anche perché oggi chi lo fa al mercato della Juve? Chi lo fa? Calvo? Storari? Rubino non può fare, Nibito? Ci sarà qualcuno che andrà a prendere quella parte lì? Parlavamo di Massara, sì vabbè, d'accordo, ma Massara oggi non lavora per la Juve. Se mai arriverà Massara, allora. Ma oggi non c'è. Quindi chi lo fa al mercato? Non lo fa nessuno. Perché la Juve sa che ha alcuni giocatori, alcuni identikit da dover aggiungere a rosa, sapendo che Allegri sarà l'allenatore della Juventus, ma solo perché carta canta. E solo perché in questo momento la Juventus non può pensare al futuro. Poi non sono qui a dirvi che, oh ragazzi, ve lo dico io 100%, Allegri se ne andrà. No. È molto più probabile che rimarrà, è molto più probabile di vedere ancora Allegri sulla macchina della Juventus, perché questo dice il contratto. Ma ripeto, questo mese qui che verrà, non dal punto di vista sportivo, perché non sarà un discorso dal punto di vista sportivo, secondo me sarà quanto più un discorso dal punto di vista delle motivazioni che troverà l'allenatore per andare avanti. Perché se Allegri arriva a fine anno e vince l'Europa League con la Juve, la Coppa Italia con la Juve, arriva in Champions con la Juve, e gli arriva una squadra qualsiasi che non so se dalla Serie A, da un campionato estero, non ne ho idea, che gli fa una proposta e dice: ascolta, sai cosa? Dopo 7 anni di Juventus, hai voglia di misurarti in altre cose? Potrebbe pure avere la volontà di. Poi Fabiana ci parlava di un Allegri che a Torino sta bene a livello umano. Perché? Perché c'ha il figlio che sta crescendo e vuole fare questo rapporto, un ragazzo adolescente, quindi si trova bene lì. Quindi magari stiamo parlando dell'aria fritta. Però eppur si muove qualcosina. Eppur si muove, secondo me, il rallentatore, perché oggi non può muoversi forte. Quindi io tutti questi discorsi, secondo me, legati al fatto che... io ve l'ho detto, io non andrei avanti con Allegri, ma per motivazioni legate al fatto che, secondo me, la Juve oggi ha bisogno di un altro progetto, non di quello che sta portando avanti Allegri. Però io ancora tante volte nei commenti mi trovo a leggere sì, io la partita non la guardo se c'è Allegri, quindi spero che la Juve le perda così lo manda via. Secondo me queste cose non... intanto non hanno senso nella definizione di tifoso, perché secondo me il tifoso non può tifare contro la sua squadra, cioè proprio per semantica, la costruzione della parola tifoso. E in seconda battuta, secondo me non hanno senso, anzi probabilmente se la Juve arriva a non vincere niente, Allegri è il primo a voler continuare, perché è orgoglioso, perché è un testone, un testardo. Quindi secondo me ha maggior ragione se qualcuno vuole vedere Allegri trasferirsi da qualche altra parte, alla necessità di sostenere questo finale di stagione, perché se qualcosa di importante poi Allegri se lo porta a casa, allora probabilmente qualche discorso lo può aprire. Allegri non vince niente, come l'ha vinto l'anno scorso, come l'ha vinto quest'anno. La Juventus non fa ragionamenti di campo oggi, non li fa, perché ci sono altri 2 anni di contratto e sono nero su bianco, non li fa, lo conferma. Discorso diverso da quello che faceva Pirlo, contano i risultati. Oggi siamo in un buco nero che di campo non parla, di campo no, non parla assolutamente. Quindi sono cose anche controintuitive. Voglio Allegri fuori, quindi spero che perda. No, perché comunque Allegri poi è l'allenatore della Juventus, e andare contro la Juventus significa andare contro la propria fede,
è una roba che onestamente io non riuscirò mai a comprendere.